mettiamo a disposizione del... Anche le Rockstar possono essere degli artisti del cinema, possono avere l'intelligenza comune a molti cineasti importanti. Il film di Madonna lo scoprirete quando lo vedrete. Non c'è... Dove è andata Vania? Perché lo distribuisce Vania Traxler, la Archibald, ed è un film... Non è assolutamente il film che vi immaginate, è un film che parte da una constatazione dolorosissima. Wally Simpson scrive ad un'amica: la mia è diventata la love story del secolo, sono dunque condannata a vivere per tutto il resto della mia vita fino alla mia morte questa e solo questa love story. Non mi pare un approccio banale, l'approccio appunto, poi non lo so che cosa vuol dire un approccio da rockstar. Però volete sapere, il film di Madonna passa giovedì 1 settembre, volete sapere quale sarà la vera star di quel giorno? Un signore che si chiama Roman Polanski, e purtroppo non sarà nemmeno per ragioni giudiziarie sulle quali potremmo aprire un dibattito a Venezia, ma che ci sarà con un film potentissimo che si chiama Carnage, che è un film sull'oggi, e quel film passa prima del film di Madonna. Avete la risposta? E non dimentichiamoci appunto il regalo che ci fa quest'anno Gégé Lecoutre, aiutandoci a portare a Venezia attraverso il loro premio un grande personaggio con il suo nuovo film, Al Pacino con Wild Salome, e possiamo forse darvi una notizia in anteprima, perché non c'è sul loro comunicato: il premio gli verrà consegnato dall'attrice di teatro che con lui si è formata, la protagonista di Tree of Life, Jessica Chastain.